Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook e come promesso stasera vi faremo vedere il video, anzi la prima parte del video, dove spiegheremo come ricaricare cartucce in calibro 11 Mauser, anche noto come 11x60R o 43 Mauser per gli amici oltreoceano, partendo da bossoli del 4590 Starline, relativamente economici, visto che i bossoli suoi specifici Bertram o Hornberg costano più o meno dai 4 ai 5 euro l'uno, quindi diciamo che partire da bossoli che costano più o meno un euro a bossolo è sicuramente più conveniente, visto che alla fine i risultati sono gli stessi al tiro. Allora, il video si dividerà in due parti, la prima parte riguarderà la formatura dei bossoli e la seconda invece la ricarica vera e propria. Molto bene, per prima cosa abbiamo questi bossoli, come dicevamo, 4590 Starline. Bisogna fargli un minimo di preparazione prima di procedere alla formatura vera e propria. Per formare questi bossoli, innanzitutto ci serve, la prima cosa da fare in genere è ricuocerli, in quanto l'ottone, nonostante diciamo, il passaggio, la creazione di un colletto nel bossolo cilindrico del 4590 non sia un procedimento molto, diciamo, non è tanto stressante per il bossolo, insomma non è un cambiamento radicale come quando per esempio si forma il 455 Martini Henry partendo dai bossoli del 24. Tuttavia una ricottura all'ottone non può che far bene, quindi per prima cosa procederemo a ricuocere il bossolo. Mettiamo via le polveri, visto che lavoriamo in sicurezza. Per ricuocere il bossolo, come abbiamo già visto in altri nostri video, utilizziamo un normalissimo cannello da muratore. Questo cannello ci consente di scaldare il bossolo fino alla temperatura, diciamo il colletto, la parte superiore del bossolo, fino a che non si nota questo cambio di colore. È chiaro, i puristi del benchrest diranno c'è assolutamente un procedimento aleatorio, però diciamo per formare bossoli da sparare in un fucile vecchio di quasi 200 anni è più che sufficiente. Non ci interessa, tanto alla fine è un procedimento che fai all'inizio e poi più. Puoi ripeterlo ogni 5 o 6 ricariche, ma non è fondamentale, diciamo. Anche perché l'ottone della Starline è abbastanza duttile, non è molto pessimo da quel punto di vista. Tenendo il fondello con le dita ci assicuriamo che non raggiunga mai una temperatura pericolosa. Ecco, diciamo che il bossolo è talmente lungo che prima di iniziare a sentire scaldare ne passa di tempo. Molto bene, la prima parte del processo di formatura dei bossoli è conclusa. Ora, come seconda parte dell'intera operazione, ci tocca usare i suoi dies specifici, perché dobbiamo restringere il colletto da 45 a 44, quel che è, insomma. Per fare questo è fondamentale utilizzare i suoi dies specifici, che per fortuna per questo calibro, data la sua notevole popolarità in Nord America e in Canada, la Lee li produce, quindi si trovano anche a prezzi abbastanza popolari, diciamo. Questi quali ho pagati mi sembra 40 euro. Allora, quindi abbiamo qua il suo shell holder che dovrebbe funzionare,
Anzi, no, come non detto, perché questo qua è lo shell holder per il fondello specifico. A noi serve lo shell holder numero 8, quindi pausa. Bene, ora abbiamo lo shell holder giusto, il numero 8, e andiamo a posizionare il dice di formatura. Gli cavo l'oliva perché tanto non ci serve. Lo setto. Prima di passare alla ricalibratura, dobbiamo lubrificare i bossoli, che come al solito lubrifichiamo con del normale Ballistol. Molto bene, i bossoli sono lubrificati e pronti a essere ricalibrati. Per ricalibrarli dobbiamo stare molto attenti, ovvero se li andiamo a mettere tutti dentro al dice, cosa succederà? Succederà che la differente forma del fondello rispetto del 4590 rispetto all'originale, che era di tipo bevel, non so neanche come tradurlo in italiano, comunque. Se guardate la forma su Google, guardate la forma del fondello originale, vedrete subito che se andiamo a fare il full a questo bossolo qua, avremo un headspace sballato nella prima fase di formatura. Per fare questo, interponiamo semplicemente una rondella di 2,5 mm di spessore, una normalissima rondella di 12, che è forata giusta per accogliere il bossolo. E la interponiamo tra fondello e tra shell holder e base del die. Vediamo che abbiamo creato il nostro neck, il nostro colletto. Quindi procediamo con tutti. Molto bene, la seconda fase, ovvero quella della ricalibratura parziale del colletto, è completata. Molto bene, ragazzi. Allora, il procedimento che state per vedere è fondamentale se queste cartucce sono pensate per l'uso in un 7184 a ripetizione, dove la faccia dell'otturatore ha una sorta di coppa, come nel Mosin Nagant. Quindi, se il rim del bossolo non viene ridotto di diametro, non entrerà mai. Nel modello 71 monocolpo, che ha la faccia dell'otturatore piatta, come quello che dove lo andremo a usare noi, questo lavoro è leggermente superfluo, però vediamo che se questa cosa non viene fatta, l'estrattore fa un po' fatica a sopravanzare il rim, il collarino. Quindi gli diamo una grattatina veloce veloce con la molla, giusto solo per facilitare il compito all'estrattore. Ci siamo fatti questo tubo di carta per evitare che diciamo, nel fare la svelta la mola possa danneggiare, anche solo per un fattore estetico, il bossolo. Gli diamo un bel giro tutto attorno, un paio di giri. Ok, fatto. Bene, ora il passaggio successivo è innescare normalmente i bossoli uno a uno.
Bene, ora che i bossoli sono correttamente innescati, si può procedere al caricamento, al normale caricamento, come se fossero, come se fosse, diciamo, come al loro normalissimo caricamento. Come unica precauzione, ricordiamo che durante il primo sparo è consigliabile mettere un O-ring nel fondello, bossolo per bossolo, ogni caricamento, ogni volta che si carica una cartuccia, in quanto il bossolo non è ancora perfettamente formato all'interno della camera di cartuccia, e tenendolo centrato utilizzando appunto un O-ring di misura adeguata, ci permette di ottenere una formatura più uniforme e più concentrica di quella inevitabile bozza che verrà appena sopra il fondello, in quanto il 4590 ha un fondello leggermente inferiore alla specifica del 43 Mauser. Nulla di cui preoccuparsi, viste le pressioni alle quali lavora questo calibro, ma comunque, insomma, anche per una sorta di semplice fattore estetico, è meglio che questa bozza sia uniformemente ridistribuita attorno al fondello. Bene, ragazzi, direi che per la prima parte, ovvero la formatura del bossolo, è tutto. Quindi ci vediamo per il secondo video, ovvero il caricamento vero e proprio del 11 Mauser. Grazie a tutti e ricordate di mettere il like alla pagina e seguirci su Instagram, su Facebook e sul nuovo canale Telegram. Ciao a tutti ragazzi, buona serata!